Ciao a tutti e benvenuti. Oggi prepareremo il cheesecake freddo alla Nutella. Vediamo insieme gli ingredienti. Per la base vi occorreranno 260 g di biscotti al cacao, 130 g di burro e 20 g di granella di nocciole. Iniziamo tritando i biscotti che io metterò in un sacchetto e poi schiaccerò con il matterello. Io ne metto prima metà e poi dopo l'altra metà. Questa è la consistenza che dovrete ottenere. Chiaramente, se volete, potete usare un mixer invece del matterello. Aggiungiamo la granella di nocciole e nel frattempo possiamo fondere il burro. Mescolate con una spatolina. Questo darà un po' di croccantezza alla base del cheesecake. Ecco il burro fuso che ora andiamo ad aggiungere ai biscotti. Mescolate per bene con una spatolina. Ecco qua. Ora prendiamo uno stampo a cerniera del diametro di 24 cm che io ho foderato con la carta da forno, in modo da poter tagliare facilmente le fette e da poter trasferire con ancora più semplicità il cheesecake in un piatto da portata. Prendete il composto di biscotti e versatelo. Schiacciate la base con le mani o con un cucchiaio se preferite o ancora con un bicchiere. Cercate di ottenere più o meno lo stesso spessore. Mettiamo la base in frigo e nel frattempo prepariamo la copertura. Gli ingredienti che vi occorreranno sono 500 g di mascarpone, 200 ml di panna, 300 g di Nutella, 200 g di formaggio fresco tipo Philadelphia e 50 g di zucchero. Iniziamo montando la panna in modo da poter utilizzare poi le fruste per il mascarpone, il formaggio e la Philadelphia. Mettiamolo un attimo da parte e prendiamo il mascarpone, il formaggio fresco e lo zucchero. E andiamo a lavorare con le fruste. Una volta amalgamati i formaggi, andiamo ad aggiungere la Nutella. Visto che fa abbastanza caldo, la Nutella è già abbastanza fluida. Se non fosse così, potete metterla qualche secondo nel microonde. E ora mescoliamo sempre con le fruste. Una volta lavorati i formaggi con la Nutella, potete prendere lo stampo dal frigo, dove avete messo la base, e incorporare la panna al composto che avete preparato prima. Ecco qua, incorporate delicatamente con la spatola, facendo un movimento, vedete, dal basso verso l'alto. Andiamo a versare nello stampo. Come sempre, livellate la superficie con la spatola. Magari aiutatevi con una spatolina un po' più larga e piatta. Coprite il cheesecake alla Nutella e mettete in frigo per almeno 3-4 ore. Abbiamo preso il cheesecake, abbiamo tolto la pellicola e ora l'andremo a trasferire in un piatto da portata. Con una spatola, delicatamente, staccate il cheesecake dallo stampo a cerniera. A
una consistenza un po' più cremosa del classico cheesecake, quindi potrete andare a livellare i bordi dopo con la spatola. Ora inserite una spatola un po' più lunga tra la base e la carta da forno, vedete così, in modo da farla staccare, e trasferite in un piatto da portata. Questo è per tutti quelli che mi avevano chiesto come si faceva a togliere un cheesecake dallo stampo e a trasferirlo in un piatto. Livellate un po' i lati con la spatola e decorate con la granella di nocciole. Ed ecco pronto il mio cheesecake freddo alla Nutella. Ora non vi resta che tagliarlo a fette e servire. Vi ricordo che se volete potete iscrivervi al canale YouTube delle ricette di Gnam Gnam per essere sempre aggiornati sulle nuove video ricette. Vi ringrazio e alla prossima!